lavorando là. Il lavoro che abbiamo preparato io, le ragazze di Studio Arturo e Maria José è un lavoro che nasce circa 2 mesi fa. È nato da un'idea, credo, un po' di tutti e sei, che è stata concepita così all'istante durante una nostra piccola riunione, e abbiamo pensato di realizzare questa performance che prevede l'installazione di alcune sagome, 3 per la precisione, sulle quali verranno applicati degli organi stampati da Studio Arturo e realizzati da Maria José. Io indosserò in sequenza gli abiti di Maria José, sugli abiti ci saranno attaccati gli organi, le persone potranno avvicinarsi a me, strapparmi gli organi, quindi scomporre l'artista e andarli ad attaccare sulle rispettive sagome. Ci saranno 3 sagome, quindi 3 soggetti, 3 tipologie di artisti: l'ossessivo, il bohemien e il cool. Perché abbiamo scelto queste 3 categorie di artisti? Arturo. Sì, è sempre colpa degli Arturo. No, l'ossessivo è stata più una scelta dettata dalla follia. Penso che la follia accomuna questo gruppo di persone, comunque credo sia la cosa della molla. È stato un motivo per cui ci siamo poi, insomma, trovati bene anche a lavorare. Guarda caso, le idee le abbiamo trovate anche in un contesto piuttosto... Che mi sembra pazzo, piuttosto allegro, esatto. Abbiamo pensato anche come rappresentare questi organi in modo che fossero collegati ovviamente al concetto che l'artista vuole esprimere. Brava. Preparata. Quindi, per esempio, troppo l'ossessivo, cioè, prendendo anche la caratteristica, il carattere di ogni artista, abbiamo appunto l'ossessivo, il cervello l'abbiamo fatto diventare una cosa cubica. Poi e il bohemien invece che sta sudando, come... Il bohemien è quello più triste. Diciamo che il bohemien è quello più triste. Perciò bene il bohemien, perché è quello più triste. Perciò bene. È la nostalgia. Il bohemien è tormentato, è scuro. Abbiamo pensato appunto a questi polmoni neri che sono illuminati da queste luci interne che proprio applicate da Carbone, da Maria. Il finale è il pene allungato. Quello che poi si srotola. Le persone successivamente potranno giocare con gli organi e quindi comporre su una quarta sagoma, una sagoma neutra, il loro artista preferito. Per divertirci potranno farsi scattare una polaroid e ritirarla subito e portarla così come ricordo della performance. Abbiamo scelto questa cosa perché almeno il mio lavoro sta prendendo la strada di avvicinare le persone all'arte, di renderle finalmente partecipi e non solo spettatori. Anche farle pensare a quello che è il ruolo dell'artista. Certo, e farle pensare poi a cosa fanno e perché lo fanno e come lo fanno, e di conseguenza poi viene anche automatico pensare a come è stato realizzato il lavoro, quindi il materiale, l'organo. Mi raccomando, però siate osate. Srotolate.